Qui vediamo un'altra bellissima animazione virtuale sulla cosmologia di Tolomeo. Possiamo cambiare la scala di visualizzazione e avvicinarci al centro del sistema dove troviamo la Terra. Di nuovo allontaniamoci in modo da vedere l'orbita della Luna. La Luna è questo puntino bianco qua. Ora, abbassando la velocità di animazione, mettiamo in rotazione tutto il sistema e vediamo che la Luna ruota su questo piccolo cerchio che è il suo epiciclo, sta ruotando sull'epiciclo in senso orario, ma a sua volta l'epiciclo ruota all'interno di questo cerchio di colore celeste che si chiama deferente, e quindi vediamo che la Luna compie un moto combinato che consiste in due moti rotatori, un moto, ripetiamo, che è orario sull'epiciclo, ma a sua volta l'epiciclo ruota in senso antiorario sul deferente. Notiamo anche che il deferente, questo cerchio qua, è fuori centro rispetto alla Terra. Infatti vediamo come il deferente in realtà si sposta, il suo centro ruota a sua volta intorno alla Terra. Quindi, di nuovo, queste complicazioni di introdurre moti circolari fuori centro, queste complicazioni erano conseguenza del fatto che questo modello di Tolomeo è intrinsecamente scorretto perché pone la Terra al centro dell'universo anziché il Sole, e quindi per farlo funzionare in modo accettabile era necessario complicarlo con tutta una serie di arbitrari aggiustamenti e aggiunte. Adesso aumentiamo un pochino, ingrandiamo, quindi allontaniamoci un pochino dal centro, e così scopriamo anche Mercurio, che è questa pallina, questa sferetta bianca che a sua volta si muove sul suo epiciclo, in questo caso in senso antiorario, e l'epiciclo a sua volta ruota sul deferente in senso antiorario. Siccome questa rotazione è molto più lenta di quella della Luna, dobbiamo aumentare un pochino la velocità dell'animazione virtuale. E così vediamo che anche Mercurio compie questo doppio moto circolare che lo porta anche poi a compiere, a mostrare dei moti retrogradi. Ingrandiamo ancora di più la scala, quindi andiamo a vedere Venere. Venere è questa pallina bianca che ruota sul suo epiciclo di colore verde e l'epiciclo a sua volta ruota attorno al deferente. Va notato che erano tantissimi i parametri liberi, come detto in un video precedente, che si potevano aggiustare. Tra questi parametri liberi c'è le dimensioni, la dimensione dell'epiciclo, quindi il raggio dell'epiciclo più o meno grande, il raggio del deferente più o meno grande, il centro del deferente che è fuori centro rispetto alla Terra, e anche altri parametri liberi sono la velocità con cui, in questo caso Venere, ruota sull'epiciclo, quindi potrebbe ruotare anche più veloce o più lento. Un altro parametro è la velocità con cui l'epiciclo ruota sul deferente, e poi in certi casi la rotazione può essere anche oraria o antioraria. Vediamo anche il Sole. Il Sole ruota su una circonferenza, stavolta senza epicicli né deferenti, e una cosa importante da notare è che l'epiciclo di Venere e il Sole sono sempre perfettamente allineati. Vediamo infatti che non capiterà mai, per esempio, che il Sole sta da questa parte e l'epiciclo di Venere dall'altra. Ruotano in sincronia, come si vede qua. E la stessa cosa accadeva anche con Mercurio. Infatti, se andiamo a guardare l'epiciclo di Mercurio, abbiamo questo allineamento che è sempre rispettato, quindi Terra, epiciclo di Mercurio, epiciclo di Venere e Sole stanno sempre su una stessa semiretta, che è questa qua. Questa forzatura è un altro di quei parametri arbitrari che bisogna sistemare ad hoc nel modello di Tolomeo. Sarà più chiaro in uno dei video successivi il motivo di questa forzatura, che, ripeto, è quella di allineare sempre lungo una stessa semiretta la Terra, l'epiciclo di Mercurio, l'epiciclo di Venere e il Sole. Questo accade perché deve accadere ad hoc nel modello di Tolomeo,
perché Mercurio e Venere sono due pianeti interni alla Terra, in realtà, noi oggi sappiamo che è così nel modello di Copernico, e quindi i pianeti interni hanno una proprietà per cui devono stare sempre vicini al Sole, ma ci torneremo in un video successivo. Per adesso ricordiamoci di questa forzatura del modello di Tolomeo. Terra, epiciclo di Mercurio, epiciclo di Venere e Sole sempre allineati. Ora ingrandiamo ancora la scala e andiamo a vedere il pianeta successivo, che è Giove, che è Marte, che è Marte. È questa, questa sferetta bianca, Marte che ruota sul suo epiciclo, il quale a sua volta ruota sul deferente. Dopo Marte c'è Giove. Giove è qua, questa sferetta qui che ruota sull'epiciclo viola. E oltre Giove c'è Saturno. Aumentiamo un pochino la velocità dell'animazione virtuale e vediamo anche che andando sempre più verso i pianeti esterni le velocità di rotazione sono sempre più lente, perciò bisogna aumentare la velocità dell'animazione virtuale. E questa cosa sarà poi spiegata da Newton, che appunto le velocità e i periodi di rivoluzione dei pianeti crescono andando verso l'esterno del Sistema Solare. Al di fuori poi dell'orbita di Saturno abbiamo la sfera delle stelle fisse.